Sono trasmesse dai consiglieri dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito presso la Segreteria Generale e proprietà di inviato entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione al Sindaco, all'assessore competente e dai competenti uffici, i quali esprimono i prescritti pareri entro il termine indifferibile di 15 giorni. Decorso detto termine, le proposte dei consiglieri sono trasmesse a quella della Segreteria Generale, alle competenti commissioni consigliari, le quali esprimono il loro parere entro il termine di 15 giorni dalla recessione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta, se competente per materia. Acquisito il parere delle commissioni, ovvero scaduto il termine sovraindicato, 15 giorni, il Presidente dispone di istituzione delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, stabilendo l'attesa della conferenza dei Presidenti dei gruppi la successiva iscrizione all'ordine dei lavori che ha luogo entro 45 giorni dalla presentazione. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale la proposta accompagnata dal parere della competente commissione consigliare entro 60 giorni dalla data del deposito presso la Segreteria Generale. Ebbene, Presidente, questi termini vengono puntualmente disattesi da quest'Aula ed anche dalla conferenza dei capigruppo, e le cito due esempi concreti. Sono due nostre proposte, appunto per la riforma dei lavori delle commissioni, una per l'accorpamento a Galleria, un'altra per la razionalizzazione dei lavori delle commissioni. Sono la numero 69 e la numero 71, sono state depositate ai primi di agosto, sono pervenute già in ritardo in commissione statuto il 23 di settembre, la commissione le ha discusse senza pervenire ad un parere. Questo implica che dall'8 di ottobre il termine di 15 giorni di cui all'articolo 52 del regolamento era scaduto, con la conseguenza che appunto il Presidente di quest'Aula, d'intesa con la Capigruppo, avrebbe e deve tuttora calendarizzare nell'ordine del giorno dell'Assemblea queste due proposte. Questo è quello che noi abbiamo costantemente richiesto al Capigruppo, tenuto peraltro conto che in questo Consiglio si continua a non discutere proposte di delibere, ma quasi esclusivamente mozioni. Probabilmente c'è stato anche un equivoco sull'ultima Capigruppo, ma ripeto, è dall'8 di ottobre che noi insistiamo, decorsi i famosi 15 giorni affinché la Commissione dia parere, che noi insistiamo affinché queste due proposte siano calendarizzate e portate in votazione in aula. Pertanto, Presidente, insistiamo e non possiamo più accettare affinché vi siano inadempienze rispetto a questa norma, e quindi insistiamo affinché queste due proposte, la numero 69 e la numero 71, siano all'ordine del giorno del prossimo Consiglio. Grazie.